Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Come potete notare dal titolo, oggi ho deciso di parlarvi di audiolibri. Questo perché volevo affrontare una questione che penso coinvolga non soltanto me stessa, ma anche molti di voi. Cioè il fatto che in queste settimane di quarantena ci sia un po' di difficoltà a leggere. Questo sicuramente è dovuto al fatto che c'è un clima di tensione, di nervosismo, per usare un eufemismo, e sicuramente concentrarsi su un testo può risultare problematico perché magari ci si distrae. In questo caso per me l'audiolibro può essere un aiuto, questo perché nel frattempo che si ascolta un audiolibro si possono fare altre cose, poi specialmente in questo momento in cui tutti si stanno industriando per insomma cercare di rimanere a casa, però allo stesso tempo non rimanere a fissare il vuoto o ad angosciarsi, quindi tutti stanno dando fondo a tutta la loro creatività con tante attività diverse, chi cucina tutto il giorno, chi si è dato al decluttering, eccetera eccetera. Mentre fate tutto questo potete ascoltare degli audiolibri, di modo da non rinunciare alle storie, che poi è la cosa più importante. Proprio per questo motivo ho deciso appunto di consigliarvi dei titoli che sono presenti su Storytel. Questo infatti è un video in collaborazione con Storytel. Per chi non lo sapesse, Storytel appunto è un servizio che vi permette di ascoltare quanti audiolibri volete. C'è un catalogo molto ricco di titoli a fronte di un abbonamento mensile. Se non avete mai provato il servizio e non sapete se gli audiolibri possono fare o non possono fare al caso vostro, vi consiglio appunto di fare un periodo di prova gratuita. Qui sotto trovate la promozione che vi dà diritto a 30 giorni gratuiti anziché 14, che è lo standard. Ma bando alle ciance e iniziamo subito con i 5 titoli da ascoltare su Storytel. Poi vi parlerò anche dei titoli che io invece voglio ascoltare su Storytel perché non li ho ancora ascoltati, non li ho ancora letti. Allora, il primo è sicuramente Metà di un sole giallo di Chimamanda Ngozi Adichie. Probabilmente molti di voi conoscono questa autrice per i suoi saggi, in particolare Dovremmo essere tutti femministi. Allora, io ho letto Metà di un sole giallo qualche anno fa e non mi ricordo se ve ne ho mai parlato sul canale, quindi quale migliore occasione di questa? Allora, Metà di un sole giallo affronta una vicenda storica particolarmente forte, ovvero il disastro del Biafra, la guerra civile in Nigeria che ha portato alla creazione di questo stato indipendente, chiaramente osteggiato dal governo centrale, e quindi si è instaurato questo conflitto che chiaramente al di sotto celava in realtà un conflitto di tipo etnico, non soltanto politico, e tutto questo è ricostruito alla perfezione da Chimamanda Ngozi Adichie, che per chi non lo sapesse è una scrittrice nigeriana che però è emigrata negli Stati Uniti. Ci tengo particolarmente a ribadire questa cosa perché, nonostante la trama sia particolarmente legata al contesto storico, quindi appunto la Nigeria e il Biafra, in realtà la sua è un tipo di letteratura che si è definita letteratura globale perché è capace di raccontare personaggi che sì, chiaramente sono legati alle loro radici, alle loro origini, al loro contesto di riferimento, alla loro cultura, però allo stesso tempo sono la maggior parte dei suoi personaggi, almeno i personaggi principali, cosmopoliti, e uno sguardo globale ai loro problemi, uno sguardo molto più ampio rispetto al loro contesto di riferimento, perché i personaggi della DC spesso sono personaggi che insomma in qualche modo rispecchiano il suo status, che è quello dell'intellettuale, cioè personaggi comunque molto colti, molto intelligenti, che amano il loro paese ma allo stesso tempo si sentono frustrati e imprigionati da una realtà politica molto difficile, per questo spesso sono costretti ad emigrare. Sono personaggi la cui cultura è estremamente composita, perché infatti subiscono l'influsso di un'istruzione a volte spesso influenzata dall'Occidente, anglocentrica. Insomma, la Adichie appartiene a quella generazione di scrittori che ormai racconta storie di un mondo globalizzato, quindi un mondo contaminato, un mondo dove non si può essere una monade, quindi automaticamente le sue storie sono storie di libertà, identità e emancipazione. In particolare, Metà di un sole giallo ha uno sfondo postcolonialista molto importante. Comunque, se volete approfondire il pensiero di questa scrittrice, all'interno di Storytel trovate anche i suoi saggi, Dovremmo essere tutti femministi, eccetera, eccetera, sia in inglese sia in italiano. Quindi, se volete, sono brevi e assolutamente vi danno un'idea di quello che è il contesto di riferimento della DC.
quindi una sorta di infarinatura della sua opera prima di leggere i suoi romanzi, prima di leggere le sue opere di fiction. Un'altra scrittrice che affronta appieno il tema dell'identità è Claudia Durastanti e su Storytel troverete La Straniera. Vi consiglio di approfittare di Storytel soprattutto per quelli che sono libri contemporanei. Infatti, per quanto riguarda la letteratura contemporanea, ma lo dico io in primis, c'è sempre un po' di diffidenza, nel senso che non si sa se spendere o meno 18-20 euro, che è il prezzo di copertina dei libri in Italia quando escono, perché appunto mentre sui classici si ha un po' più di sicurezza, ma in generale sui libri che magari sono usciti da qualche anno perché sono stati in qualche modo consacrati dalla critica o dal pubblico, invece sui libri appena usciti c'è sempre un po' di timore. In questo caso potete prima ascoltarvi l'audiolibro per capire se può fare al caso vostro, cioè quindi perché non approfittare di questo. La Straniera, dicevo, è un libro che parla di identità. È diciamo, un'opera ibrida perché non è esattamente un romanzo, anche se è raccontato come se fosse un'autobiografia in un certo senso ed è un po' romanzata, cioè comunque un racconto, ecco. La vita della Durastanti, come potete immaginare, è stata una vita particolare perché lei nasce da dei genitori sordomuti. Tra l'altro nasce, diciamo, divisa tra due paesi, cioè gli Stati Uniti e l'Italia, e diciamo che tutto il libro è incardinato sul conflitto, cioè sul conflitto del non sapere bene da dove si viene, il conflitto di essere il prodotto di tantissimi pezzi diversi, spesso pezzi di puzzle completamente sparsi. È un libro veramente sorprendente, veramente molto forte e audace. I temi che vengono trattati non sono per niente leggeri, però ne vale davvero la pena. Oltretutto, oltre a parlare della sua storia, della sua vita, si parla moltissimo anche di arte, della scrittura, del potere delle storie e penso che comunque per tutti quelli che amano leggere, sia assolutamente interessante e importante leggere libri di questo tipo. Comunque, se ne volete sapere di più, io ho parlato molto più approfonditamente della Straniera di Claudia Durastanti in un video dedicato, quindi ve lo lascio qui nelle schede e nell'info box. A proposito di conflitti e identità, come non citarvi le saghe familiari? Allora, su Storytel ce n'è veramente tante e ve le consiglio tutte perché io le ho lette tutte, perché i romanzi familiari sono assolutamente i miei preferiti, per cui vi snocciolo qualche titolo così in sequenza. Allora, il primo è I Melrose. Questo non è un classico, cioè nel senso che quando pensiamo ai romanzi familiari, magari spesso pensiamo ai romanzi dell'Ottocento o del Novecento, quindi grandi saghe appassionanti. Invece I Melrose è proprio il contrario, c'è una saga familiare però rovesciata, perché qui non emergono assolutamente i sentimenti familiari, anzi, diciamo che la famiglia all'interno di questo nucleo è completamente scomposta, cioè i membri di questa famiglia sono chiusi in se stessi, atomizzati e appunto isolati dal resto della famiglia, incapaci di comunicare fra di loro. Il vero protagonista è Patrick Melrose, che rievoca appunto i ricordi della sua infanzia già dal primo libro. Lui è un tossicodipendente alcolizzato proprio perché ha subito tantissimi traumi nel corso della sua vita e in generale questa è una grande riflessione sulla felicità, come riuscire a trarre il massimo dalla vita nonostante si abbia questa enorme consapevolezza dell'essere delle persone danneggiate. Questo, diciamo, sicuramente è il cuore dei Melrose, però non voglio fuorviarvi. Una saga estremamente divertente perché è feroce, molto satirica, prende in giro le classi più abbienti, in particolare l'alta borghesia e l'aristocrazia, quel che resta dell'aristocrazia al giorno d'oggi, e ha uno spirito veramente unico. Tra l'altro, io vi posso dire che ascoltarli in audiolibro è uno spasso perché rende molto bene la dimensione un po' dialogica del romanzo quando i membri della famiglia si stuzzicano vicendevolmente. Sono 5 romanzi, però secondo me riuscite a recuperare il tutto in 2 settimane. A proposito di saghe familiari con membri della famiglia assolutamente malati, i Vicerè. Allora, i Vicerè è un grande classico della letteratura italiana del Novecento, ve lo cito molto spesso, anche se rimane purtroppo uno dei titoli più sottovalutati della nostra letteratura. L'autore è siciliano, in particolare il romanzo è ambientato a Catania, che è la mia città, quindi capirete bene che c'è anche una parte affettiva, diciamo. Allora, i Vicerè è uno di quei romanzi d'atmosfera, un po' influenzato dal naturalismo, un po' influenzato da, insomma, le tendenze letterarie dell'epoca.
Ivy Sheree è un romanzo sulla malattia, cioè i membri della questa è una famiglia maledetta, quindi è un romanzo che riesce ad essere anche molto oscuro, molto torbido, e per questo io lo adoro. Non vi dico nient'altro perché chiaramente c'è al fondo di questo libro un messaggio politico amaro. Se vi è piaciuto Il Gattopardo, in generale potreste apprezzare moltissimo Ivy Sheree sul fatto, sull'immobilismo siciliano, sul fatto che anche quando tutto cambia, niente realmente cambia, eccetera, eccetera, sull'impossibilità di cambiare della natura umana, sulla natura fortemente predestinata in un certo senso del sangue. Poi in questo periodo, proprio perché va bene distrarsi, ma allo stesso tempo è bene anche riflettere su tutto ciò che stiamo vivendo, forse dovreste recuperare Cecità di José Saramago o anche La peste di Albert Camus. Allora, Cecità parla appunto di un virus che improvvisamente infetta la popolazione, che diventa cieca. Le persone che vengono infettate vengono portate in posti orribili, in sanatori terribili, perché in maniera molto rapida si perde subito il controllo della situazione, quindi senza che si badi moltissimo alle tutele dei diritti umani, vengono sbattuti tutti in questi veri e propri campi di concentramento, diciamo così, e vengono abbandonati a loro stessi. È un libro molto forte, molto, molto duro, ma credo che sia uno di quei libri assolutamente necessari, che va letto. Più o meno una trama simile alla peste di Camus, ma mentre il romanzo di Saramago è molto più esplicito, diciamo così, ci sono scene particolarmente violenti e quasi disturbanti, cioè non quasi, molto disturbanti, quindi non ve lo consiglio. Se avete dei trigger, non ve lo consiglio assolutamente, soprattutto riguardo violenza fisica, percosse, violenza sessuale, eccetera eccetera. Non, se avete dei trigger, non leggetelo, o comunque preparatevi a leggere scene di questo tipo molto forti. Mentre La peste di Camus non è assolutamente così, è molto più legato alla riflessione sulla società, ok? Cosa succede alla società quando si trova davanti a situazioni di crisi, situazioni di emergenza. La solidarietà umana fin dove può arrivare? È un valore intrinseco o è qualcosa che si deve sviluppare, che si deve allenare, perché in realtà l'uomo di fondo è egoista? Cioè, un po' questa è la riflessione della peste, che per quanto mi riguarda è un libro meraviglioso, molto filosofico, molto riflessivo, per qualcuno potrà giudicarlo anche lento. Se invece volete dei romanzi familiari un po' più, non dico leggeri, però un po' più classici, dal contesto classico, perché anche qui comunque mai una gioia, il dramma regna su tutti, assolutamente I Casalet. C'è tutta la serie su Storytel, quindi non avete scuse, dovete recuperarli. Ci sarebbe anche Lessico familiare, anche qui non me la sento di dire che Lessico familiare sia proprio un romanzo leggero, visto che si parla, cioè siamo nel pieno del fascismo. Vabbè, poi c'è anche L'amica geniale e c'è anche Pastorale americana, Tenere la notte, un sacco di romanzi di culto che potreste recuperare in formato audio. Ora che ci sto riflettendo, in realtà non vi ho detto 5 consigli, ve ne ho dati 10.000, quindi vabbè, va bene così, direi. Per quanto riguarda invece quello che leggerò io, vorrei usare Storytel per ascoltare libri che non ho in cartaceo, che forse escono anche un po' dalla mia zona di comfort come lettrice, in quanto appunto magari non li compro, cioè quando sono in libreria, quindi sono incuriosita, però non riesco a comprarli perché magari c'è qualcosa che mi frena, forse perché non è il mio genere preferito o perché appunto ho paura che siano delle delusioni. Quindi è l'occasione per leggere cose che di solito io non leggo mai. In particolare vorrei leggere Amelino Tomb, che è una scrittrice estremamente prolifica e che ha un seguito incredibile, molto appassionato, e che io non ho mai letto, non so perché, non so da dove iniziare. Ogni volta che vado in libreria ci sono troppi libri della Tomb e non so quale scegliere. Oppure anche letteratura cinese. Io ho letto della letteratura cinese soltanto Mo Yan e l'ho trovato straordinario, cioè Le rane è uno dei libri più belli che abbia mai letto. Però allo stesso tempo poi non mi decido ad approfondire la letteratura cinese. Su Storytel c'è Yu Hua, spero che si dica così, e quindi magari è l'occasione per leggere questo tipo di scrittori di cui magari
in cui magari non, cioè non mi scatta, diciamo, quella cosa per cui vado a comprarlo in libreria. Anche molta saggistica su Storytel, io in particolare vorrei leggere Stephen Hawking, ma c'è anche Harari, di cui ormai ho letto quasi tutto, però se non avete mai letto Harari è uno dei miei saggisti preferiti. E in realtà ci sono moltissime altre scelte perché ci sono libri in lingua, sia in inglese sia in spagnolo, ci sono i podcast, insomma c'è tanto 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 da ascoltare, ci sono mondi da scoprire. Spero di esservi stata utile e spero che possiate tutti provare gli audiolibri e fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piacciono, se non vi piacciono, eccetera, eccetera. Vi lascio qui sotto anche un altro video che ho fatto sugli audiolibri, un po' più introduttivo, ecco, quindi invece sono voluta scendere nel particolare consigliandovi proprio alcuni titoli da ascoltare. Detto questo, io ho finito, come al solito trovate qui sotto la mia pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal, trovate la landing page con la promozione della prova gratuita di Storytel, i miei social e link di affiliazione se volete comprare qualcosa che qui ho consigliato io, ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto. Un bacione a voi e alla vostra mamma, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!